momento importante sia per noi che per la città. Lo stiamo vivendo con la giusta concentrazione, anche la giusta ansia, perché è normale che sia così. Sappiamo cosa ci aspetta, una partita importante per tutti, manca ancora una settimana, quindi c'è da affrontare intanto una partita importante già domani, e quella ci darà anche una grossa mano per arrivare ancora più preparati alla finale. Ecco Pietro, visto l'esperienza dell'anno scorso, arrivare a giocarsi per il secondo anno consecutivo appunto una finale, cosa vi portate, no, di esperienza rispetto appunto alla finale di Praga? Solo a livello magari di sensazioni emotive, perché comunque poi è una partita completamente diversa, sappiamo l'importanza che rappresenta per tutti noi, quindi a livello emotivo sicuramente sappiamo cosa ci aspetterà, però poi c'è da giocare una partita che sarà molto impegnativa contro un avversario forte, e poi quello che hai fatto in questi due anni, in questi tre anni nostri di percorso, comunque conterà poco, perché è una partita secca e anche per loro sarà così, quindi noi sicuramente ci arriveremo pronti e daremo tutto per portare questo giorno proprio a Firenze. Si è cominciato a studiare gli attaccanti dell'Olympiacos? No, sicuramente qualche accenno è stato dato, però in questo momento uno deve pensare anche agli attaccanti del Cagliari, perché c'è da vincere domani per garantirci l'Europa, però qualche accenno è stato dato. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte che non arriva in finale per caso, perché ha battuto squadre importanti, quindi ripeto, anche loro troveranno filo da torcere, perché hanno davanti a loro una squadra forte e vuole portare un trofeo a Firenze. C'è una spinta motivazionale in città fortissima, più dello scorso anno, a livello di persone che vi seguono a Atene, qui a Firenze c'è già una mobilitazione da giorni. Ti sei dato una spiegazione del perché? Perché alla fine anche l'anno scorso era a livello personale, penso c'è la vicinanza della città, l'abbiamo sentita sempre, anche l'anno scorso, quindi differenze non ne vedo. So che è un grosso sacrificio, perché Atene è una trasferta magari più complicata rispetto a Praga, e noi saremo sempre grati ai tifosi perché ci accompagnano ovunque, sono stati vicini sempre anche nei momenti di difficoltà, quindi non avevamo dubbi sul supporto che ci potevano dare, quindi sarà una motivazione in più per spingerci a far bene in finale. A proposito di studio, hai studiato i possibili rigoristi dell'Olympiacos? No, quello poi ci pensiamo più quando si avvicinerà la partita, perché comunque manca ancora una settimana e non dobbiamo viverla con frenesia, ma con la giusta consapevolezza e con la giusta calma. Pietro, quanto senti tu a questa finale? Perché la parata a Bruges, insomma, è stata abbastanza decisiva, noi ci ricordiamo quella dell'anno scorso, le schede, insomma, c'è molto Pietro di Ferracciano in questo percorso europeo. Penso che non ci sia la firma solo di una persona su quando raggiungi un traguardo così importante. Anche perché proprio se prendiamo ad esempio quella partita, penso che non meritavamo di arrivare ai supplementari. È stata una partita importante, meritavamo di passare il turno, quindi dalla prima partita della conference, dei playoff, fino alla semifinale abbiamo dimostrato quanto volevamo arrivare in finale, nel merito di tutti quelli che vivono in questo centro sportivo. Stiamo vivendo una grande opportunità che l'anno scorso abbiamo perso. Quindi sappiamo come giocare questa finale, stiamo preparando tutto per questa partita e dobbiamo andare lì e fare tutto di meglio, non solo individuale, come livello di prestazione di squadra, per portare una grande vittoria e un trofeo a Firenze. Dodò, come stai fisicamente? Perché questo è stato l'anno del tuo infortunio, però ti abbiamo visto meglio, direi anche venerdì col Napoli non è andata male. No, sto bene. Come è molto difficile dopo quell'infortunio grave tornare 100% a un livello alto. Senti, i capelli di Ona ti sei già posti in caso cosa fai? Io cambio, adesso cambio per domani, cambio già un grigio e vediamo per la finale. Perché grigio? Ah, non lo so, mi piace i colori.